Allora, ringraziamo anche la dottoressa Venali per il suo intervento. Io, prima di passare alle domande del pubblico, chiederei agli amministratori locali, regionali, se vogliono fare loro qualche commento su quanto è stato detto, sottolineando appunto che dai vari interventi è emersa, insomma, questa esigenza di coordinare, come dire, sia le attività di carattere tecnico sul territorio, di interventi, di rifacimento, di decidere quale tipo di rifacimento, di attività di tutela che sono anche importantissime, e con le attività, con le scelte che vengono fatte dalle amministrazioni per lo sviluppo del territorio, per incentivare l'economia, eccetera. Quindi chiedo se qualcuno vuole intervenire, se no lasciamo spazio alle domande. Alle domande chiedere... Ah, ecco, c'era... Dottor Vitolo, poi lasceremo spazio alle domande. Vogliamo sentire. Avevo chiesto se qualcuno volesse intervenire. C'era anche la opportunità di dare spazio al pubblico, quindi diciamo. Vi porto intanto il saluto dell'assessore Mauro Alessandri, il quale si occupa di lavori pubblici e è un'area alla quale è stata unita anche la difesa del suolo, quindi anche i temi della difesa della costa e il trasporto, quindi diciamo che è una serie di deleghe importanti. Con Cristiana non ci eravamo parlati prima, ma lavoriamo per lo stesso ente e in base, diciamo, allo stesso programma. Quindi oggi in sostanza ero venuto a dirvi che quella parte di programma del governatore Zingaretti che prende atto del fatto che, come abbiamo sentito, quello ambientale è un sistema, quindi non conosce barriere amministrative, non conosce confini, e quindi ha poco senso occuparsi di un fenomeno in una zona che corrisponde al territorio di un comune e poi perdendo di vista cosa può succedere dall'altra parte. Siamo partiti con il processo di redazione del piano di difesa della costa unitario, esteso a tutti e 300 i chilometri della costa laziale. La regione Lazio è una regione per la quale la costa rappresenta una realtà importante, forse non ce lo siamo detto così spesso, quindi è arrivato il momento di occuparsene secondo un approccio strategico, come abbiamo sentito, sistemico e anche partecipato, perché la logica dei contratti è quella di chiamare intorno a un tavolo tutti gli attori, dai pescatori ai balneari, da quelli che ci stanno più simpatici a quelli per i quali magari qualcuno può avere un'avversione ideologica. Tutti devono essere coinvolti perché tutti sono portatori di una parte di conoscenza del problema. Sotto questo aspetto la Regione ha sperimentato un protocollo d'intesa che è stato approvato già nel mese di febbraio, quindi nella scorsa consiliatura, con i comuni di Sabaudia e Latina, proprio perché c'era la volontà di coinvolgere intanto gli enti locali nella manutenzione delle opere a difesa della costa. E poi naturalmente, cosa che è prevista anche dalla legislazione nazionale e direi che è assolutamente auspicabile, anche gli operatori che sono, da un lato, parlo degli operatori balneari, coloro che hanno, tra coloro che hanno un danno dall'erosione costiera, ma sono anche coloro che beneficiano delle opere quando vengono fatte, e quindi è giusto, come prevede la legge, che siano chiamati a contribuire anche alle spese di manutenzione. Abbiamo poi un problema che ci piacerebbe mettere a sistema con questa logica generale. Abbiamo molti porti, ma lo stesso canale dei pescatori, come abbiamo sentito, che si insabbiano, e quindi paradossalmente abbiamo in alcuni luoghi un eccesso di materiale e in altri luoghi una grave carenza. Immagino che il bilancio fra le due non sia proprio in pareggio, guardo il professore, ma diciamo lo intuisco, però è chiaro che in un approccio strategico del tutto bisogna anche provare a risolvere più di un problema, magari con lo stesso investimento. Ci stiamo muovendo in questa direzione, a giorni verrà presentata una memoria di giunta che vuole fissare i paletti e i tempi, perché altrimenti si comincia a dire ma sì, facciamolo, e poi non si sa bene quando si arriva. Mi pare difficile che Roma 3
che ha aperto il suo corso di ingegneria del mare qui alla presenza del presidente Zingaretti non venga coinvolta nel processo, nello studio, rappresenta oggi la nostra eccellenza in materia ed evidentemente la regione ci vuole puntare. Quindi credo che ne potremo riparlare a breve con qualche, diciamo, punto di avanzamento maggiore, poterci confrontare magari anche in un contratto di costo. Grazie. Thank you.